Sono Caterina. Vi leggo il capitolo quinto, prima parte. Come Don Chisciotto affrontò dei mulini a vento da lui presi per giganti. Tieni bene a mente, amico Sancho. Don Chisciotto ammaestrava il suo scudiero mentre procedevano di conserva l'uno sul ronzinante, l'altro sul ciucco. Tieni bene a mente. Dico che in qualunque terribile battaglia tu mi vedessi impegnato non dovrai mai intervenire perché non essendo un cavaliere non puoi assolutamente batterti con dei cavalieri e lascia dunque fare a me che saprò sempre aver ragione ad ogni avversario. Sia tranquillo, Vossignoria, rispose Sancho, che osservò sempre scrupolosamente questa regola e sarò sempre a guardare da lontano quello che Vossignoria farà, senza impicciarmi. Viceversa, replicò Don Gisciotto, se per caso avessimo a che fare con gente volgare, con cui io non potrei impugnare la mia spada, toccherà a te affrontarla e sgominarla. Spero veramente che questo non si verifichi mai, disse ancora Sancio, perché io sono un uomo pacifico e non mi piace menar le mani. Piuttosto mi dica, Vossignoria, se io diventassi conte o governatore di un'isola, mia moglie Teresa Panza diventerebbe contessa o governatrice? Certo che sì, amico Sancho, affermò Don Quixote, dal momento che le mogli dei conti sono state sempre contesse e quelle dei governatori governatrici. Mi chiamo Fulvio e vi leggerò la seconda parte del capitolo quinto. Il sole era intanto salito alto nel cielo e a una svolta della strada, Don Chisciotto vide da lontano nella campagna una trentina di mulini a vento. Tirò le briglie a ronzinante e si rizzò sulle staffe. Sancio, io credo che stiamo per avere un'avventura più grande di tutte quelle che si leggono nei libri di cavalleria. Vedi tu quegli smisurati giganti lì davanti a noi? Io li affronterò da solo e li farò tutti a pezzi. Sancio, fermato anche lui il suo grigio, si pose una mano sugli occhi per farsi schermo del sole e guardò. Vossignoria, parla forse di quei mulini a vento che si vedono laggiù? Di che mulini a vento mi vai cianciando? Ah, Sancio, tu non ti intendi delle cose cavalleresche. Quelli che vedi sono dei giganti e fra poco io li avrò tutti sterminati. Per l'amor di Dio, Vossignoria, io non mi intenderò delle cose cavalleresche, ma i miei occhi non mi ingannano. Quelli sono dei mulini a vento. Taci, taci, Sancio, e preparati ad assistere a una terribile battaglia. Don Chisciotte aveva infatti messo la lancia in resta e non curante di quello che andava dicendo Sancio, spronò zinante che partì al piccolo trotto. In quel momento un soffio di vento fece per l'appunto muovere le pale dei mulini, ciò che Don Chisciotte intese come una sfida. Agitate pure le vostre braccia mostruose, malvagia genia. È un cavaliere solo che vi affronta e che vi mostrerà la forza del suo braccio, gridò Don Chisciotte, spronando più forte Ronzinante che si mise al galoppo. Scagliandosi contro il primo dei mulini, piantò la lancia in una delle pale che, girando, sollevò quasi per aria lui e Ronzinante, lasciandoli quindi ricadere a terra rovinosamente l'uno addosso all'altro. Accorse Sancho che aveva assistito alla scena, dandosi dei gran pugni sulla testa: Io ve lo avevo detto, signore, che questi erano mulini e non giganti. E intanto cercava di far rimettere in piedi sia Ronzinante sia Don Chisciotte, che rialzandosi tutto pesto e dolorante, e io ti ripeto, Sancio, disse che tu non ti intendi di cose cavalleresche. Certo, un mago, il Mago Frestone, che mi è nemico, ha trasformato quei giganti in mulini per togliermi la gloria di ucciderli tutti. Ma ora aiutami a rimontare in sella e mettiamoci di nuovo in cammino, che, prima che sia sera, avremo di sicuro qualche altra avventura. «Io credo a tutto quello che dice Vossignoria», disse Sancho. «Ma perché sta tutto piegato sull'arcione? Forse per il dolore della caduta?» «Proprio così, amico Sancho. E come vedi, non mi lamento, perché un cavaliere non si lamenta mai, neanche per le più atroci sofferenze. Io invece mi lamento anche se mi pestano un callo», rispose Sancho, «e spero che non sia proibito uno scudiero». Don Chisciotte sorrise. «Puoi lamentarti quanto vuoi, Sancho», che non ho mai letto che questo sia vietato agli scudieri, ma spero che non ti capiti di doverlo fare.